Come faccio a rendere più sicuro un cavallo anche in passeggiata? Questa è letteralmente la domanda che mi ha posto Erika sul gruppo Telegram. Una bella domanda che spessissimo mi viene rivolta durante le mie consulenze private. È una domanda che va affrontata da tanti punti di vista differenti. Il primo è dove vive questo cavallo, chi è, che esperienza ha fatto nel corso della sua vita. Perché un cavallo in natura è un animale sicuro di sé. Un cavallo è un animale che va a guardare dietro l'angolo per vedere cosa c'è. E un cavallo esplora e lo deve fare per forza perché deve andare insieme alla sua banda familiare in giro a trovare le risorse, a trovare i compagni, poi lascerà la propria banda natale e se ne andrà in un'altra banda a fare esperienza e poi troverà una femmina e proveranno a fare una famiglia insieme. Insomma, i cavalli hanno una vita molto ricca e varia, pienissima di esperienze e nella loro normalità non sono degli animali che hanno paura della propria ombra, come capita purtroppo certe volte negli animali che teniamo a casa. Ma prima di andare avanti, sigla e poi rispondo a Erika. Ciao, questa è la mia rubrica e quindi domandamelo, in cui voi mi fate delle domande e io cerco di darvi delle risposte, come in questo caso a Erika, che mi ha chiesto come faccio a rendere il mio cavallo più sicuro anche in passeggiata. Se mi volete fare anche voi queste domande, trovate nella descrizione del video tutti quanti i dettagli per andare sui miei canali social. Quindi, dicevamo che in natura i cavalli non sono affatto paurosi, tutto il contrario, e questo può accadere grazie al fatto che c'è un gruppo a cui possono fare riferimento. I puledri non sono mai puniti, non sono mai sgridati, piuttosto gli si mostra la strada giusta, ma se sbagliano è una cosa normale e quindi non devono avere paura di tentare. Cioè i cavalli normalmente in natura non crescono nella paura, né paura dell'esterno, né paura dello stallone o di qualcuno nel gruppo che li possa sgridare. Quindi, primo punto, non devono avere paura di noi, perché se noi vogliamo essere una buona guida per loro, che li può aiutare a superare queste difficoltà, non devono avere paura di noi. Cioè devono essere con noi in uno stato mentale tale per cui possono sentirsi sereni, in uno stato di calma, che sanno che se avessero bisogno di fare due passi indietro non verranno criticati. Questo purtroppo è quello che accade molto spesso. Se un cavallo ha una difficoltà di fronte a qualcosa e noi vogliamo che la superi, spesso ce lo tiriamo o gli impediamo, se non ce lo tiriamo, gli impediamo di allontanarsi. Ecco, questo è un errore comune che non deve essere fatto, perché impedirgli di allontanarsi significa impedirgli di ritrovare questo stato di calma, la zona di comfort, significa fare in modo che nel suo cervello, come dico sempre nei corsi, diminuisca l'irrorazione alle aree sanguigne deputate all'elaborazione cognitiva. Perché nel momento in cui c'è la paura e bisogna fare i fronti, affrontare, fare i conti con questa, non c'è tanto da star lì a fare tanti cognitivi. Si ha paura e basta. E quindi il corpo giustamente adotta questa strategia. Quindi se noi facciamo sì che il nostro cavallo superi la tale cosa, ma nella paura non lo aiutiamo a fare propria questa esperienza, cioè a capire che è andato veramente tutto bene, perché non può capire. Ma accade la stessa identica cosa a noi. Se ci fanno fare un'esperienza traumatica, non so, un tuffo da una scogliera dove sicuramente non ci faremo male, non succederà mai niente, eccetera, eccetera, uno ci spinge, non è che poi dopo, la volta dopo, dalla scogliera siamo tanto sereni, no? Di solito succede questo. Ok, quindi, prima di tutto, mantenere lo stato di calma nostro e del cavallo. Anzi, in realtà questa era la seconda cosa, perché la prima cosa era fare in modo che il cavallo non abbia paura di noi. Ora, spesso la situazione dovrebbe essere affrontata diversamente fra cavalli che vivono in gestione naturale, dicevo, e cavalli che vivono in box. Perché spesso i cavalli che vivono in box non fanno niente tutto il giorno, hanno poca possibilità di fare esperienze di come è fatto il maneggio. Tantissimi di loro non hanno mai avuto la possibilità di esplorarlo. Passano dal box alla doccia al campo, eventualmente un praticello. Ma cosa c'è dietro l'angolo? Nessuno gliel'ha mai detto. Quindi, quando loro sono nel box e sentono un rumore alle loro spalle, ma che ne sanno di cosa sta succedendo dall'altra parte? Come fanno a farsi un'idea di quello che c'è dall'altro lato?
Quindi viene da sé che una cosa importantissima da fare, sia con i cavalli in gestione naturale, ma a maggior ragione con i cavalli che vivono in box, è farli esplorare il posto in cui vivono. Cioè, devono sapere cosa c'è dietro l'angolo, devono sapere il bagno. Aprite il bagno e tirate l'acqua, fategli vedere che cosa succede, fategli sentire quel suono, fategli andare a esplorare i trattori, tutti gli angoli, i posti che vi vietano, andate da tutte le parti, perché il cavallo deve sapere come è fatto il posto in cui vive, per farsi una bella mappa mentale di da dove vengono queste cose che mi preoccupano. Perché ricordatevi sempre, 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 le emozioni sono come un muscolo, o meglio, i circuiti nervosi su cui agiscono le emozioni sono come un muscolo. Tanto più un circuito viene esercitato, quanto più si attiverà facilmente. Se il cavallo vive in un ambiente che non conosce e quindi attiva facilmente il circuito della paura, tanto più nel corso della sua vita sarà portato a mostrare paura. Ok, quindi portatelo in giro, ma attenzione, deve essere un'attività coinvolgente per entrambi, qualcosa di piacevole e in cui non fategli capire che avete un obiettivo, perché certe volte l'obiettivo carica di aspettative, l'obiettivo fa sì che ci dimentichiamo di guardare i segnali sottili del cavallo e questo non deve accadere. Noi dobbiamo avere sempre un occhio a lui, a lei, a vedere se sta lì lì per non farcela più ad affrontare quello che sta affrontando e quindi tornare un attimo indietro. Come facciamo a capire quando è che sta lì lì? Dovete seguire un corso di etologia equina, cioè nei percorsi che tengo, che inizieranno a maggio e giugno, c'è una prima parte del corso che è tutta dedicata alla comunicazione del cavallo. Vi assicuro che tutti quelli che hanno partecipato ne sono usciti entusiasti. Se vi iscrivete entro il 31 marzo, avete tra l'altro un ulteriore sconto sulla iscrizione. Comunque, quindi avete portato il vostro cavallo a fare esperienza. Quando volete uscire in passeggiata, mi raccomando, con un cavallo che non ha esperienza, non pretendete di uscire da soli in sella. Cioè, già uscire da soli da terra con un cavallo non è proprio una cosa da tutti. Ma poi da soli in sella, proprio quando un cavallo è preoccupato, anche no. Quindi, se avete degli altri cavalli che possono farvi compagnia, bene. Ma di nuovo, attenzione a un'altra cosa, e poi qui chiudo perché sennò il video diventa troppo lungo. Non è che se un cavallo esce in passeggiata con altri cavalli, allora sta acquisendo sicurezza. Non è una cosa così matematica, perché tanti cavalli escono col fiato sospeso, guardandosi intorno, tutti frenetici, coda schiacciata, non vedono l'ora di tornare a casa. Come fanno in quel contesto di paura a elaborare che sta andando tutto bene? Non possono, lo stanno facendo perché sono costretti o perché vi vogliono bene, ma loro non supereranno la loro difficoltà in quel modo. Quello che dovete fare è portarli fuori a mano, perché quando siete a mano voi siete molto più, siete voi che vi prendete la responsabilità, potreste persino camminare in certi momenti davanti al cavallo se lui o lei ha difficoltà e quindi fargli vedere che bella, buona guida che siete. Quindi una serie di cose sono state dette, Erika, spero di averti risposto, dimmi i tuoi commenti, fatemeli anche voi e mi raccomando, iscrivetevi al percorso e alla newsletter del sito, andate su www.etologiaeguina.it e lì trovate, dopo un po' vi si apre un pop-up con la newsletter, così non rimanete più indietro, vi siete persi un post, vi siete persi un video, vi siete persi un evento, non c'è problema, vi arriva ogni mese una newsletter, ok? Bene, ciao, buonasera a tutti e buon appetito, io ho fatto la zuppa di cipolle e la torta di bietole, sono felicissima, ciao!